Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma le immagini che ci hanno fatto vedere il presidente francese Macron e quello tedesco Steinmeier che entrano assieme nella sala dell'ultimo omaggio al presidente napoletano e si inchinano di fronte a lui ci danno una forte emozione, ci ricordano il valore e l'importanza dell'Europa nel pensiero e nell'azione di Napolitano. Lui ha sempre visto nell'Italia un protagonista consapevole della costruzione europea, consapevole di fronte alle difficoltà, agli ostacoli, sempre nella scelta di superarli assieme agli altri paesi per rendere l'Europa più integrata, più forte, più coesa, pur nelle reciproche differenze. Questa idea di un'Europa più forte, protagonista dell'Occidente e quindi del rapporto con gli Stati Uniti, io credo che sia il patrimonio più importante che ci lascia e credo che a questo patrimonio Steinmeier e Macron assieme a Hollande si sono inchinati. Tutto questo ha un valore molto importante per tutti noi cittadini italiani ed europei, per chi è stato testimone in qualche maniera, ha conosciuto Napolitano, ma anche per i cronisti dell'Italia di oggi, come tu giustamente suggerisci, protagonista di uno scontro senza precedenti da un punto di vista verbale e politico, prima con la Francia, poi con la Germania, in maniera alterna, sostanzialmente nella convinzione che il nostro governo esprime con i suoi massimi rappresentanti che questi paesi siano paesi nei confronti dei quali bisogna esprimere sospetto perché fondamentalmente non abbiamo interessi coincidenti sul tema dei migranti, ma non solo. Io credo invece che l'esempio di Napolitano sia quello più calzante con la storia e l'anima del nostro paese che, ripeto, pur nelle reciproche differenze, la priorità è sempre quella di procedere assieme e soprattutto di non offendere gli altri. Quindi non abbandonare, ci ricordava Molinari, questo rapporto storico dei paesi che hanno fondato l'Unione Europea come la conosciamo oggi, mentre alle volte il governo di centrodestra in qualche modo sembra allontanarsi dagli alleati storici, alle volte un po' per Orban, e alle volte si va su altre strade. Questo è un dato di fatto. Ma questo del perché?